Da Radio DJ, Quasi DJ, in studio Rocco Tanica. PDL, poca democrazia interna, un dissidente denuncia: non potendo mandarmi in Siberia, al congresso mi hanno chiuso nelle celle frigorifere del catering, risponde Capezzone: nel secchiello del ghiaccio non ci stava. Sul Times la classifica degli scoop fotografici più pagati, nei primi posti anche una foto italiana, Barbara Palombelli che cambia espressione. Montezemolo dichiara: per la Ferrari vedo un futuro roseo, ma gli era solo volata una pagina della Gazzetta sugli occhi. Benvenuti a Quasi TG, ma quando diciamo che facciamo informazione non significa che potete telefonare per chiedere l'orario dei treni, e comunque sì, ci passa da Pistoia. Berlusconi, tacciato dai suoi di essere un monarca assoluto, risponde: è falso, ognuno può prendere la parola e dire la mia, chiedete conferma al mio gran ciambellano a Palazzo Grazioli. Standing ovation dei suoi ministri, impacciati solo un pochino dai ceppi alle caviglie. Il premier era all'estero, dove ha incontrato le figlie dei nostri emigranti e scelto quelle più in carne per lo Ius Prime Noctis. Yes. Yes, oh yeah. Pubblicata dal Times la classifica degli scoop fotografici più costosi. Al secondo posto le foto dei gemellini di Brad Pitt e Angelina Jolie. Al primo posto il momento del concepimento. Al terzo posto Paris Hilton che scende da un'auto indossando le mutande. Al quarto il calciatore Adriano che rientra a casa prima delle 18. Al quinto posto il cantante Morgan che si lava i capelli. E al sesto e al settimo posto i fianchi di Britney Spears. Aprile, il mese in cui ci ricordiamo di avere un balcone e un davanzale da abbellire con piante e fiori. Ed è per questo motivo, e anche per riempire un clamoroso vuoto di scaletta che abbiamo scoperto poco fa, che abbiamo invitato un esperto di giardinaggio che ha scritto un libro in proposito, il signor Tony Nasturzo. Buonasera, benvenuto Tony. Ecco. Buonasera. Il suo libro? Piante da balcone. Allora, quali sono le tre regole d'oro del giardinaggio fai da te? La prima. Almeno la seconda. Sì, la seconda è qui. La terza. Tempo scaduto. Ecco, l'avevo trovata. Sì, ma l'ho trovata dopo il gong e ci deve essere una regola valida per tutti. Mi dispiace, sarà per il prossimo anno. Grazie, buonasera. Fissi sui muri di tutta Milano e forse anche di molte altre città. Loro si chiamano Las Vegas, dove Las Vegas è l'unione fra la città dove vivono e quella dove vorrebbero vivere, cioè Glasgow e Las Vegas. Ciao. Quando hai detto che erano fissi sui manifesti pensavo che fossero i presidente Penatis. Quello era soltanto per la provincia di Milano. A Roma sicuramente non c'erano i Penatis. A me piace molto quello che si candida come presidente ma si chiama Podestà. È un errore. Cadersi come sindaco, che non può cadersi. Era Geraldine, Radio DJ. Cordialmente! Don Melenio. Com'è cordialmente in questo caso, Elio? Normale, senza freni o accelerato? No, con un filo di gas. Con un filo di gas e si va avanti a velocità minima, proprio bianco leggero. Il latte HD, contrariamente a quello che si pensa, non è in alta definizione. Io pago l'abbonamento e vedo sempre più pubblicità sui canali per i bambini. Lo rifaccio? Sì. Ti ho visto che mi hai guardato un po' strano. No, lì non c'è un argomento che sì. Non posso paura di guardarti adesso. Come me di ZZ Top mi piace il fondatore, sono un fan del fondatore. Che chi è? Gigi Top. Un po' di saluti e un po' di ascoltatori. Un po' di saluti e un po' di ascoltatori. Certe ragazze quando partono per le ferie o cambiano ambiente possono essere senza sorpresa anche per diversi giorni. Do you tell me honey, how's the man can stand and let you do? Hell of the man, don't plan, don't what you do. What you follow on the sky, a friend, the blood you move. In
questo piovosissimo lunedì sera, benvenuti a una nuova puntata di Cordialmente Senza Freni, in attesa che diventi Cordialmente con un filo, di, filo gas. Di gas. Po. Da Milano, la città in preda all'acqua più di ogni altra città, la città dove oggi sembrava che finalmente la pioggia finisse, ma in realtà era uno scherzo della pioggia che ha fatto uscire tutti senza l'ombrella e poi è ripartita a tutta velocità. Milano, una città che se non ci fosse l'acqua bisognerebbe inventarla. Non la città, ma l'acqua. Perché l'acqua, cari amici, comunque serve. Certo. Anche se in questi giorni si può tranquillamente dire che sia una rottura di coglioni. Milano, la città da cui ogni lunedì sera viene trasmessa la trasmissione con un filo di gas più di tutte le altre. Cordialmente Senza Freni, la trasmissione che non viene sospesa perché ha pochi ascoltatori. Continua perché piace a Linus. E anche se non l'ascoltasse nessuno, cari amici, andrebbe avanti lo stesso. Ma il bello ci ascoltano invece. L'unica trasmissione a essere ancora in classifica dei podcast più alta di DJ Chiama Italia. Domani farò in modo che verrete scavalcati. Lo hai già fatto, non mettendo in onda più i podcast. Olè. Comunque Linus, ma puoi farti alzare di classifica, basta che non mi scalzi dal primo posto, scusa. No, perché stai dominando. Non so se hai notato che quel quasi TG che vagava per l'etere da anni così ramingo. Sai che era già primo nei podcast l'anno scorso. Vai pure avanti. Da quando vai in onda su Radio DJ casualmente è diventato un must. Va bene. Posso aggiungere una cosa? Milano, che quando arriverà la peste suina la conserverà per l'Expo 2015. Olè! Per fare ancora una migliore figura in Europa. Olè! Così, perché è bello avere una cosa che ci distingue oltre al naviglio inquinato. Va bene. Bene, benvenuti, bentornati amici, questa è Radio DJ. Oggi sei andato a correre, Linus? Oggi no, perché lunedì è un giorno impegnativo, no, ho soltanto fatto un po' di stretching. Hai paura della pioggia allora, Linus? No, ho corso ieri, ho corso l'altro ieri. Ah, c'era la pioggia ieri? Ah sì, devo dire che correre sotto la pioggia è una delle cose più belle del mondo. Sì. Andare in bicicletta rompe un po' i coglioni, come dicevi tu, perché le bici da corsa anche non hanno... le bici da corsa in particolare non hanno il parafango. Mm-hmm. E quindi anche se piove abbastanza poco, dietro ti fai tutta quella riga lì che è un po' antipatica. Perché una riga marcia poi, forse solo acqua. Uno che andasse in un mondo ideale dove c'è l'acqua pulita. Davanti sei semi asciutto, ma dietro c'è lo smog, non fa schifo. Lino, quanto vuoi perché io non metta su internet la foto dove tu corri durante la pioggia con l'ombrello? Ce l'hai? Ce l'ho. Non ho mai usato ombrello in vita mia. Sai che non ho un ombrello io, né in casa, anch'io, né in macchina, né in ufficio. Non hai l'ombrella, come dicono a Milano? Esatto. Neanch'io, Linus. Io ho solo delle giacche a vento, al limite ho dei cappellini e al limite ho le sopracciglia che mi che ti fanno proteggono un po' da dall'acqua. Ma perché credi che uno abbia le sopracciglia? Per trattenere l'acqua. Io ce le ho più potenti di tutti. Infatti lui sempre faccia asciutta, cioè sempre può essere bagnatissimo ma faccia perfettamente. Questa sera è arrivato il buon Faso armato di buone intenzioni ma anche di belle canzoni. Tra poco metteremo una canzone appunto che il buon Faso ci ha portato. Così. Tra l'altro, a occhio e croce sembra anche abbastanza carina ed è una canzone. Grazie. Per quei 30 secondi che ho sentito sembravano infatti male. No, devo anche spiegare agli ascoltatori che è la prima volta che la sentono chi è quello che la canta. Quello che la canta è Brian Wilson, che è stato per tanti anni il leader del gruppo dei Beach Boys. È vero? Giusto? Sì, sì. Poi si è un po' perso per strada. Si è un po' fulminato, poi si è ritrovato. E però, poi si è ritrovato. Però, ne sa molto di più Elione, che è un cultore di Beach Boys. Siamo pari. Volevo chiedere a Elione se ha saputo della vicenda del produttore dei Beach Boys, Phil Spector. Phil condannato a 18 anni di carcere per aver ucciso una ragazza. Dicono, sì. Lui dice che gli è morta in casa. E lui dice che lei ha trovato la pistola in casa sua e si è messa a giocare ciucciando la canna. No. E casualmente è partito un colpo che l'ha ucciso. Porco cane, ragazzi. In realtà è stata una vendetta trasversale perché lui aveva aggiunto i violini e i cori sull'album dei Beatles. Beh, lui è l'inventore del Wall of Sound, no? Il famoso Wall of Sound, esatto. Cioè, bah!
In italiano sì, muro di suono, muro vuol di dire. Suono, puoi spiegare suono. Da musicista, fino a un certo punto della musica non esisteva, diciamo, questo tappeto sonoro che riempie molto i dischi. Diciamo, no? Che lui è quello che ha inventato la farcitura di tutte le frequenze, dalle bassissime alle altissime, uh-huh, per ottenere quell'effetto che fa tutto pieno. Un po' come nei dischi di oggigiorno che hanno molto compressore, fanno quelli di Radio DJ, diciamo. Ecco, solo che ai miei occhi Phil Spector è il responsabile del cambiamento di suono del mio gruppo preferito in assoluto, cioè i Ramones anche. Che grazie a lui hanno fatto End of the Century, che è un disco di Papa Molla. Quindi se lo condannano io sono contento. Come i punti di vista sono sempre soggettivi. Mannaggia. Questa canzone si chiama comunque Vivi e lascia vivere, in ogni caso. Brian Wilson su Radio DJ. I got a notion we come from the ocean and God Almighty. Brian Wilson, già dei Beach Boys, da solo e soprattutto con un disco degli anni 60-70, ma con un disco di oggi che si chiama appunto Live and Let Live. Carino. Non è male, c'è sempre un sound. Ma sembra che l'abbia portato tu, guarda. No, infatti non è tanto da me, però ultimamente sono scoperti. Settimana prossima lo trovi con un groove messo da uno dei suoi. Beh, lo modernizziamo magari un pochettino. Oppure anche così, o se no anche così. Ascolta DJ. Volevo chiedere come sta andando la lavorazione per la nuova sigla, ragazzi. Guarda, è attualmente quasi fatta. Attualmente fa così. DJ Chiamità Lia Kundinus e Nicola. Questa è la prima cosa. Coca-Cola, Pepsi Cola. Osso duro vaffanculo. Guarda, no, la verità. Guarda che io ho già pronto. DJ Chiamità Italia. No, la verità qual è? Che la cosa ci ha così intrippato che per il momento ognuno sta lavorando segretamente sul suo progetto sigla. Poi li confrontiamo. Io vorrei anche chiedere agli ascoltatori, anche per confermare e ribadire il concetto che siamo in diretta, 347-342-5220. Da questo si capirà. No, possono mandare dei messaggi. Se vi pare giusto che in 15 anni di programma, con tutto quello che ho fatto io per questo gruppo, neanche una sigla fatta apposta per noi. Italia. E ci siamo in Natale di neve, bravo. Ogni se non c'è certo quella. Che però che se Don Leluzzo chiede di scrivere una canzone perché non sarebbe anche una buona ragione, perché non faccela, è così un peccato vederla ieri piano. Pomeriggio, scusami, ho visto Il Padrino per caso, era su un canale televisivo, non mi ricordo dove, ho beccato una scena soltanto quando Michael Corleone, Al Pacino, convoca in ufficio il marito della sorella che li ha traditi praticamente, Carlo Rizzi, bravo, e gli dice guarda, ringrazia che tu sei carne della mia carne, non ti devi preoccupare, questo è un biglietto per Las Vegas e non ti fare mai più vedere, non ti voglio mai più sentire nominare. Lui grazie, bacia a tutti, sale in macchina davanti e quello dietro lo strozza, lo strangola, ma talmente forte che gli escono i piedi dal parabrezza. Una scena di un truculenta. Sì, ti ho interrotto mentre parlavi. No, dicevo che c'era anche la possibilità quella dei Negrita. E dice chiama Italia la canzone che ti ammala. È vero, ma che non è male. Cosa avresti da dire? Se no quella dice qualcosa di Biagio Antonacci. DJ chiama Italia. La partenza peraltro è già pronta. Oie, come va? Dai un po' di poesia, forza. Una bella sigla, 15 anni che glielo chiedo, niente, mettiamo i dischi tutte le volte. Qualche Natale. Cioè, hai capito? Solo a Natale. Quando scriviamo il pezzo di Natale, esatto, finché c'è in botta quello lì. Che palle essere sposati con voi, era meglio essere single. Poesie ermetiche, cura della due ruote. Non far cadere una moto Yamaha perché il serbatoio si amaha. Si cade. Si amaha. Arte pretesa. Oh barista,
ti lamenti col musicista perché non ti ha mai regalato un suo disco, ma tu barista non gli hai mai regalato neanche un caffè. E allora attaccati al pingone. È molto giusto. D'accordo. Questa cosa per esempio capita anche a noi, mi capita spesso dentro dei posti. Allora perché non mi regali un disco? Ma scusa, mi hai portato il disco in cartoleria, dice, tu regalami un block notes. Me ma anche in taxi, non so, in taxi che vogliono tutti una firma, al ristorante arriva il conto 200 euro, puoi fare una firma? Sì, sono 40 euro. Bravo, bisognerebbe fare così. Scusa. Forme di vita aliena in amore. Oh, spattanetti più il valarg. Ah, un poporoz, stunk, stunk, stunk. Ah, goduriok. Ah, zigarette. Madonna, perché anche gli alieni dopo. Sì, non si sa, sembra che fumano. Chiudiamo con fede via etere. Per seguire via satellite la via Crucis è bene farsi installare una parabola. Questa è la vera, abbastanza telefonata, dai. Però senza parabola, c'è una bella parabola, anche lo so, TBN, lo vedi meglio. Come si chiamava la canzone di Brian Wilson? Live and Let Live. Sì? Come si chiama questa? Sta facendo il attenzione, c'è connesso. Pensate, ci è arrivato anche il Civas. Civas, se sei così bravo a fare le connessioni. Io mettilo questo pezzo. Connetti due cavetti, fai giù una bella sigla, dai. Connector you used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. Live and Let Die, Paul McCartney and the Wings. Forse c'era ancora un altro pezzo, ma siamo. No, finiva qui. Finisce qua. Ok, fino alla fine. Allora, dal 007 di molti anni addietro. Tre minuti di attualità, grazie a questa piccola rubrica che ci parla delle tendenze giovanili fra il mondo dei più giovani. La sigla è questa. Paolo in onda, Fashion Trends 2009. Modi e mode amati dai giovani per comprendere dove va la moda, a parte a fanculo. Conduce Liruz, il disgiocato. Okay, che non andrà mai e poi mai a fanculo. È bella questa. Stavo controllando se era nella sigla la fanculo e realmente esiste. Pazzesco. C'è. La ciabatta è infradito con l'infradito, non soltanto fra pollicione e indicino, ma fra tutte le dita. Ah, che fastidio! Porco cane. Sì, è bruttissimo. Ma va bene per le donne che si pittano le unghie, che si mettono tutti quei cosini in mezzo. Ah, per separare. L'evoluzione della ciabatta infradito, la ciabatta infrarossi, l'unica con cui indifferentemente puoi andare al mare o aprire il cancello automatico. Con gli infrarossi puoi anche spedire e ricevere dati da un piede all'altro. Cioè, la puzza! Il moderno, diciamo, piedino. Però la puzza è un MMS perché ce l'ha legato, non invece se io lo definirei Bluefoot. Bro! Tutti a casa questa battuta, ragazzi, mi potrei anche lasciare. Da estensore di questa rubrica, stracciala e buttala via. Ma certo, non potrà mai arrivare. Non so se... libero. Il jeans a vita bassissima, praticamente un calzino. Oppure va anche molto il jeans a vita altissima, praticamente un girocollo. Il jeans a vita, praticamente un ergastolo. Bello, bello. Il bikini con soltanto la parte di sopra, ricercatissimo dalle ragazze che desiderano fare la cacca in spiaggia rapidamente e discretamente. Giusto. In omaggio la paletta per ricoprire poi il misfatto. Il tatuaggio indelebile della faccia di Ferdi, del Grande Fratello, da portare in faccia a grandezza naturale, un po' tipo il casco di Valentino Rossi al Mugello lo scorso anno. Vi ricordate? Ah, sì, quando ricordo. Sul casco c'era la sua faccia. Mi ricordo. Che è una bellissima idea, tra l'altro. In offerta 2x1 il tatuaggio di Marcello del Grande Fratello e di Vanessa del Grande Fratello, da portare anche sovrapposti. Bello. Sovrapposti come? Disegnati uno sopra l'altro. Ah, non sovrapposti, io quindi. No, non in quel senso. Anche perché Marcello con Vanessa. Il tatuaggio dei peli sulle gambe. Bello. Complicato. Non hai bisogno di farteli crescere sempre, basta. Dai, quelli lì sono indelebili. Il mantello di Fesa di Tacchino. Com'è il mantello di Fesa di Tacchino? Cioè, fatto. Ma è freddo, poi è un po' appiccicoso. Puoi scaldare un po' nel microonde, non te lo metti su. Poi tra l'altro credo che sia fatto
con tante, tante fese di tacchino cucite, sì, cucite insieme, insieme la mia piccolina. Da artigiani, cioè da signore che si alzano alle 5 per, come quelle, certo, che tirano la pasta in Romagna. Senti, ma il tacchino è selvaggio? Non è male, cioè, questo tacchino. Tipo il vestito, come quello che tipo il vestito dell'assassino del Silenzio degli Innocenti, no? Che si faceva il vestito sì, molto bello. Cos'è? Al primo posto c'era il cappello d'oro massiccio. Così, così sta roba. Cosa stai facendo? È il tacchino. No! Linus, il tuo becchime non mi interessa. Come è cambiato Linus? Ma il tacchino è quello che gloglotta, no? Goglotta, c'è un verso strano. È poliglotta il tacchino. Parla Give me 50 minutes of gloglotta. Cordialmente! The Millennium. Senti che battuta, in effetti ci occupiamo di un budino, perché abbiamo fatto un cameo. DJ, questa era Kid Rock, cordialmente senza freni fino alle 22, in replica la domenica sera, in attesa che diventi cordialmente con un filo di gas. E Lione? Niente, bello il pezzo di Kid Rock. Peccato che per il 70% sia Suito Malabama. Ma lui non la conosce, non la conosce. Allora, no, ma voglio dire, comoda la vita. Allora io faccio un pezzo che per il 70% è Smoke on the Water e racconto di quando ero piccolo e ascoltavo Senti Eliore, puoi dire che chitarrista Cesare, ho detto anche lo Stefano Dorazio degli Elio e le Storie Tese, perché abbandonerà il gruppo. Sì, no, magari. Che la canzone appena ascoltata è al 40% sui Dove Alabama e al 40% Werewolves of London di Warren Zevon. Ciao. Sì, pure lo ciao. So quello ciao. Lì della colonna sonora di Warren del posso comandaro farvi fare comodo ancora. Mi faccio fare la pace evocandovi un terzo brano. Sì. DJ chiama l'Italia se Nicola c'è Linus quanto è bella la professione. Allora un saluto per Giuppi da Enna, per Sam che ascolta cordialmente, per Vittorio molto molto simpatometro, per Luisa Maratoneta, per Lalli di La Spezia, Paolo da Treviso e per Carlita che ti giro molto volentieri, caro Sergione, perché scrive la sua mail da Abbey Road, dove vive da 15 anni circa, avendo come vicini di casa Liam Gallagher. Ma no, questo non è Sir Paul McCartney, con il quale ha chiacchierato amabilmente. Ma potrebbe essere anche una millantatrice. Esatto. Potrebbe anche. Posso Linus salutare? Secondo te ha chiacchierato al pub o al pube? Secondo me al pube. Dai. Al pube di Paul McCartney. No, volevo prego salutare e celebrare il personaggio chiave della nostra visita a Enna. Io sì, e Ione siamo andati all'università di Enna a fare un incontro. Attenzione. Con gli studenti. Il personaggio chiave era il clochard dell'università. Grande, sì. Che era dentro l'università, l'abbiamo intravisto in un paio di occasioni e alla fine è venuto a chiederci una cosa. Signore, così di quelli classici con cappellino, tre cappotti, un po'. Certo. È venuto e ha detto: che mi dai 10 centesimi? Ha detto: sì, sì, tieni, ecco 10 centesimi. Lui li ha presi, è andato in un angolino a contarsi nella mano, erano qualche monetina in più. Dopo un po' è tornato: che mi dai 10 centesimi? Ma guarda, te li ho appena dati. Lui mi fa: ma io sono iscritto di psicologia. Ha detto: ah, va bene, ecco, allora 30 centesimi. E lui se n'è andato con una faccia come a dire: se non te le dico in faccia le cose da solo, non le capisci. Che storia, anzi, che storia c'è? Sì, grazie. Ora in onda, che storia c'è, ovvero se te lo sei perso anche stavolta, scusate, forse potresti comprare il Brainmost. Cos'è il Brainmost? Ma dai, lo sanno tutti, lo vendevano anche da messaggerie musicali. È un mangiacassette con le cuffie sensori per il cervello che ti fa il corso di memorizzazione mentre dormi. Grandioso, ma il Brainmost. Ma c'è ancora secondo voi? C'è. Ma giuro che c'è, ho appena letto di uno che lo vuole ridare indietro perché ha detto che è un pacco. Perché ti dicono che con quello lì impari le
pompare cose, tutto, sì, mentre dormi. Teoricamente invece ti fa ripassare le cose che già studiato. Ah, ok, quindi prima ragazza. Studia, somaro. Nel bar del Sudafrica, anzi nei bar del Sudafrica, durante il periodo dell'apartheid, era severamente vietato servire il Negroni. E al suo posto si poteva chiedere soltanto un cocktail sostitutivo, il Bianconi. Scusa, ma cosa c'è da ridere? Vabbè, si vede che non avete visto Yuppidu voi. Se voi aveste visto Yuppidu, c'è la famosa scena di Celentano al bar che incontra uno di colore e ordina un Negroni e l'altro chiede un bianchino. Questa c'era già in un film di Celentano. Questo non lo sapeva, ma questa è notizia, si vede che vanno copiato dalla realtà. All'apice della sua fortunata carriera, il mago François de la Bornard si esibì nello sconvolgente numero dello spettatore tagliato a metà. È considerato uno dei trucchi di illusionismo più incredibili e ne esiste anche un raro filmato in bianco e nero che è andato in onda su Italia 1. Bella! Questa è bella, bella. Molto bella, bella, molto bella. Nel 61 l'ente aerospaziale dell'Unione Sovietica, in risposta al programma Apollo della NASA, lanciò nello spazio la sonda a pelle a forma di palla, tutta in pelle, che fece venire a galla tutti i pesci del mare della Siberia orientale. Oh, che pazzesco! Pensavo del mare della tranquillità. No, perché poi la differenza luna, che c'è, giusto? Sì. Tra la NASA e l'ente aerospaziale sovietico c'è la differenza sostanziale che la NASA si è sempre fatta un sacco di pubblicità, sì, invece della Russia. Perché c'è le televisioni la NASA. Esatto, è pompa. Invece i comunisti, tu mi insegni da sempre in comunicazione. Non c'è niente. Sono un po' scarsi. Il geologo Marcus Kalimba de Luna ha inventato un gigantesco termometro che sarebbe in grado di misurare esattamente la temperatura della Terra. Il problema è che dovrebbe essere posizionato sotto l'ascella o nel bisdecchio della Terra, che nessuno sa esattamente dove siano. Esatto, questo è un po' un problema. Chiudiamo con questa, un ennesimo appuntamento con un personaggio che stiamo imparando a conoscere, Kyla Lager, il feroce corsaro rosa. Durante gli abbordaggi amava battersi con i nemici più giovani. Per sopraffarli usava un trucco semplice ma efficace. In pieno duello lasciava cadere una moneta e diceva: oh guarda, ti è caduto un doblone. Il giovanotto ingenuamente si chinava e stunk, era spacciato. Incredibile. Pazzesco. Questo. Allora, non c'è collegamento per questa canzone, ma c'è una richiesta, credo, anche meteorologicamente corretta. Con Kyla Lager. Dai, con ma la collego con la finestra. Anche Kyla Lager sarebbe triste davanti a una giornata uggiosa. Bello, bravo. Intero di campagna, io là, all'ombra di un ciliegio in fiore senza età. Curioso riferimento alla Brianza velenosa ascoltata 30 anni dopo, no? E anche perché la Brianza era un po' il posto dove Mogol aveva portato a vivere Lucio Battisti. Avevano le cioè hanno le case attaccate, però esatto. Da un certo giorno in poi non si sono parlati più, per cui pensa che vita assurda. Succede. La casa attaccata. Senti, ma c'era anche chi all'uscita di questo disco fece dei commenti un po', come dire, ma insomma, sì, non è più il solito Battisti. Ma di fronte a pezzi come questo, ma come si infatti. Può? Ma, come, no, ma poi questo ti dice chiaramente la qualità della critica. Ma in sono Italia, degli squilibrati insomma. Mentali. Questo disco contiene questa con il nastro rosa. Che da rivederci. Bellissima. Poi ce n'è anche un'altra che non mi ricordo. I am Lucio Battisti. I am Lucio Battisti. Certo, ci sono certo. Un pezzo più bello dell'altro. E vabbè, la critica. Ma del resto la critica aveva anche stroncato a Trick of the Tail dei Genesis. E qua c'è Farolfo che può. Ecco. Cioè, non c'è niente da dire. Ma Linus, parlando di Brianza, ho letto un'ultima ora, due ore fa, quindi è una terza. Cioè, che sono tipo decuplicati i casi di AIDS in Brianza dal 97 a oggi. E spiegavano anche come mai? No. Forse perché è velenosa. Non si sa. Ancora non forse si sa. Perché è velenosa, era come diceva prima Lucio Battisti. È il momento di un grande ritorno, ragazzi. Un appuntamento che una volta era quasi immancabile, ora è un po' che non si fa sentire, ma ritorna questa sera. Il grande ritorno di florilegio di eventi, rivelazioni e gossips nel mondo dei fumetti e dei cartoons. Conduce il re del gossip, Linus. Eccomi qua. Piace molto questo appuntamento perché secondo me unisce sacro e profano. Bravo. Cioè, trova, grazie, quel pizzico di malizia in un mondo fintamente sempre di. Poi puoi anche non dirmi più grazie. vai Linus, vai. Come perfetto, per bene, no? Sono invece tutti bravi, non hanno nessuno scheletro nell'armadio. Invece no, anche loro i cartoni, in quanto esseri animati,
hanno qualcosa che hanno fatto, che magari hanno degli istinti nel loro armadio di cartone. Li chiamerei quasi quasi cartoni animati. Da oggi un applauso continuo sotto. Tanto qualunque cosa esca dalla bocca di Guarda, Linus, io li chiamerei meno. Cartoni animali. Perché anche loro sono creature come noi. Mark Anthony, forse vi ricordate questo pezzo di Mark Anthony, marito di Jennifer Lopez, ha picchiato Scooby-Doo, il celebre cane del celebre film su Scooby-Doo, perché si era attaccato alla gamba di J-Lo durante un party e andava avanti e indietro. Alle accuse di violenza Mark ha replicato: l'ho picchiato soltanto col giornale, che, come si fa con i cani, che fa si rumore, dice. Per lo fai spaventare, ma però non fa male. Bene. Il tromba, celebre eroe del fumetto soft porno degli anni 70-80, ha annunciato il suo ritiro dalle scene con una festa al Gilda di Roma, cioè adesso si è ritirato. Presenti fra gli altri Pamela Prati, Daniela Santanché, Succhia, Cimiteria, l'ex Miss Italia Nadia Bengala, Daniele Interrante e il druido. Nadia Bengala. E il druido Panoramix. È un po' come Sean Connery, cioè anziano, però il Panoramix era, non era così vecchio all'inizio, cioè tu lo vedevi già con i capelli bianchi. È un po' Bud Spencer anche. Bravo, un po' barba. Barbona. Nel suo nuovo album in uscita a giugno, il grande Puff Daddy duetta con il grande Puffo, non confermata la presenza di Gargamella. Bello. Martin Mister ha firmato un contratto miliardario per interpretare Fra Martin Campanaire nel nuovo colossal della DreamWorks dal titolo Ding Dong Dan. Nel cast anche Robert De Niro nel cameo del Batacchio. Sì. Appare per pochi istanti nella campana. Sì. Sai che ho letto una statistica, una statistica molto bella ieri sui giornali: Robert De Niro è l'attore che è morto più volte nei film. Sì, è vero, bello. Tipo 15 volte. Il secondo è morto 4 volte soltanto. La Marvel ha decisamente smentito le voci sull'entrata negli X-Men. Basta questi applausi, mi imbarazzate. Lo sapevo che non ti piaceva. La Marvel ha decisamente smentito le voci sull'entrata negli X-Men accanto a Wolverine di Matteo Branciamore, il popolare Giulio dei Cesaroni. Sì. Non è vero. Ma forse perché non è un mutante, forse sì. Il topo Speedy Gonzales è rimasto ucciso dalle guardie di frontiera statunitensi mentre tentava di passare illegalmente il confine fra Messico e California nei pressi del villaggio di San Isidro. Arriva. L'attore messicano a secolo Manuel Pedro Gonzalez non avrebbe obbedito all'alto della polizia, avrebbe cercato di fuggire di corsa ed è stato abbattuto. Le sue ultime parole sono state: arriva, andale. Avrebbe compiuto tra poco 56 anni, avendo debuttato nel classico Cat Tales for Two del 53. Chiudiamo con questa: Topo Gigio, a secolo Luca Pulici, 50 anni, ha smentito le voci sulla sua presunta omosessualità. Altro che gay, dichiara: a me piace la Topa Gigia. Wow. Bravo Luca! Ma in onda Topo Gigio in questo momento? Topo Gigio? No, non lo penso. Non lo vedo. Forse, non so, cioè, sta preparando qualcosa. Un nuovo speciale su Sky dopo dopo Fiorello. E Panariello. Tra pochi minuti il ritorno del karaoke di Mandoni. Musica bella, non capisco, non mi spreco neanche. Sembra le Rolling Stones dalla chitarra, e invece no, questi sono Dandy Warhols. Non so se è la musica, non so se è il buio, non so se è la pioggia, ma sembra di essere a Manchester in questi ultimi minuti. Ho chiuso gli occhi, mi sembrava di essere in qualche brughiera. Erano Dandy Warhols, Bohemian Like You, bella canzone, ma niente a che fare con quella che sta per arrivare. Ciao Luca. Ciao cari. Buongiorno, anzi buonasera. Quale canzone ci canti questa sera? Di Alana Miles, Blackwell. Blackwell, che vuol dire? Che vuol dire nero, inventa. Sviluppo nero, vai. Cioè quando un ragazzo di colore diventa grande, praticamente. Esatto. Lo sviluppo nero. È come l'acqua bella. È partita, conta. In the middle of dry spell, Jimmy Rogers, the Victor Hop
smile. Mama dancing with baby on shoulder. The sun is lit in molasses in the sky. Bravo. The bike will see you, have you more? Everything, have I want it more? If you do love it for, make way. Che bravo. Alana. Sei più Alana tu di Alana. Che tiro, ragazzi. Yeah. I've been missing the music like it will. While lighting, bound to drag a while. Mama's baby, the kiss of every school girl. Love me tender. The cry and the howl, the wild is moving and the sea, so what I do, how I want it more, hey, do you love it for, make way where the little boys cry, make way. La canzone di Alana Miles, Black Velvet, anzi Black Velvet e Sviluppo Nero. Allora, posso fare un plauso a Mangoni, perché comunque della carriera di Alana Miles è andato a prendere un brano veramente rappresentativo di tutti i suoi maggiori successi. Sì, esatto. Uno fra i tanti, è una scelta veramente difficile. Poi, bravo, bravo. Nero è il nome di un, potrebbe essere il nome un profumo. Buonanotte, c'è esatto, un rap, anche un movimento, Sviluppo Nero. Sì, sì, un partito del Sudafrica. Black Panther, quelle cose lì, cioè. Sì, sì, sì. Nuovo inno, diciamo. Questa notte, con la missione di arrivare al primo posto nella classifica dei podcast, questa era Cordialmente Senza Freni. Basta che non mi scalzi a me. Linus, io non devo insegnarti niente, ma se voi fate un podcast solo di karaoke, questo è vero, arrivate bravo, primi a mani idea, basse. Ottima idea. Buonanotte a tutti, grazie Alex, grazie Bobbo, ciao Elisa, grazie, ciao.